Ciao a tutti, io sono Veronica, in arte la bambina mai cresciuta. Sono talmente emozionata oggi che non mi riesci neanche a parlare con questo trucco un po' da fatina, che poi capirete perché. Ma oggi non sono sola, oggi siamo ben in quattro, la collaborazione più grande che abbia mai fatto, e sono i miei quattro cantanti preferiti qui su YouTube, ovvero il primo, ovviamente devo mettere al primo posto il mio amicone Bruno Bianchet, che oltre ad essere una persona eccezionale, stupenda, magnifica, meravigliosa, un amico veramente eccezionale che sono contentissima di aver conosciuto qui su YouTube, mi ha scritto ben due canzoni, cosa che non aveva mai fatto nessuno in vita mia. Mi sono emozionata tantissimo, tra cui una dedicata alla mia coccolina, la mia gattina che non c'è più, e è stato per me un regalo bellissimo, anche se mi ha fatto tanto piangere, però è stata una cosa veramente dolce e lo ringrazierò per tutta la vita. Quindi Bruno, lo sai che sei il mio eroe, il mio mito e tutte le belle parole che ci sono al mondo. Poi abbiamo Francesco del canale Fra Canta, che anche lui lo conosco meno, devo dire la verità, però siccome io avevo in mente già di fare questo video, ho deciso di includere i cantanti, diciamo, che seguo, perché Bruno fa sia cover che inediti. Io preferisco gli inediti perché sono proprio scritti da lui. Lui in 5 minuti ti scrive una canzone come nulla fosse, cioè io non lo so, il talento, quando c'è il talento c'è il talento. Francesco ha una voce bellissima e fa tantissime collaborazioni, per esempio lui canta e altri suonano, ha fatto un video bellissimo dove erano tipo in 5, lui cantava e poi c'erano altri che si sono messi tutti d'accordo, non so come hanno fatto con la tecnologia moderna. E poi abbiamo Mario Scorpion, che anche lui fa diverse cover. Io vi lascerò tutti i loro canali giù nell'info box, così potete andare a seguirli. E cosa faremo? Faremo una classifica delle nostre 10 canzoni preferite degli anni 60/70. Allora, io a quasi tutte queste canzoni sono legate emotivamente, perché erano le canzoni che ascoltavo da piccola quando andavo in giro con i miei genitori in macchina. Qui sempre lì c'erano le cassette, le musicassette, non so se alcuni di voi magari non le conosceranno nemmeno se siete molto giovani. Io no, sono vecchietta, quindi me le ricordo bene, sia le musicassette sia il Walkman, che andavate in giro con il Walkman. E quindi direi di partire subito. Allora, vi metterò l'anno, diciamo, della canzone e il cantante qui da qualche parte, per non allungare il video, perché dato che io queste canzoni le canterò e non metterò la voce di Alvin, cara Mari, metterò la mia voce, così sentirete come io canto veramente. Preparatevi i tappi per le orecchie e andiamo subito, direi. Allora, partiamo con la numero 10, che è una canzone che mi piace per la sua allegria e per il protagonista. Ve la canto, Furia cavallo del West, che va più forte di un jet quando fa il pieno di fieno, se no non sta in piedi. Furia cavallo del West, che beve solo caffè per mantenere il suo pelo il più nero che c'è. Allora, io questa non so nemmeno se sia una canzone o è solo una sigla, perché cercando ieri su Google, su Wikipedia, insomma, così, ho trovato che è la sigla di un telefilm. Io non lo sapevo nemmeno, l'ho scoperto ieri mentre preparavo questo video. Però la canzone, cioè, è proprio mia, cioè è allegra, è solare, parla di questo cavallo nel West con il pelo nero, troppo bellina, cioè mi fa allegria. Quindi, insomma, però la metto alla 10 perché ci sono altre canzoni che hanno un significato più profondo, poi lo vedete, e quindi, insomma, mi piacciono di più. Canzone numero 9. Gira il mondo, gira nello spazio senza fine, con gli amori appena nati, con gli amori già finiti, con la gioia e col dolore della gente intorno a me. Oh mondo, soltanto adesso io ti guardo, nel tuo silenzio io mi perdo. E sono niente accanto a te. Il mondo non si è fermato mai un momento. La notte insegue sempre il giorno, ed il giorno verrà. Cioè,
la miglior performance che abbiate mai sentito, dite la verità. Cioè, qui mi ci sono veramente impegnata, Furia l'ho cantata apposito, ma qui veramente l'impegno. Poi sentivo il gatto, io a occhi chiusi, perché a occhi chiusi canto meglio. Poi ogni tanto guardavo il testo perché non me lo ricordavo. Però comunque, allora, questa canzone mi piace perché... cioè io gli do questo significato, magari il cantante gli ha dato tutto un altro senso, però io lo vedo come proprio un essere noi piccoli, perché lui lo dice durante la canzone: io sono niente accanto a te, no? Noi siamo piccoli rispetto al mondo che ci circonda, e quindi ci rivedo un po' il mio essere naturalista, comunque avere amore e rispetto per il nostro pianeta, per il mondo che c'è intorno a noi. Noi siamo veramente un granello di polvere e non possiamo pensare di rovinarlo, oppure di essere noi padroni del mondo, no, è il mondo che è padrone di noi, cioè noi siamo il puntolino nell'universo, come dice la spada nella roccia, quindi insomma, ecco, gli do questo significato. Numero 8. Paese mio, ti lascio e vado via, che sarà della mia vita, chi lo sa? So far tutto, forse niente, da domani si vedrà. Che sarà? Sarà quel che sarà. Allora, questa canzone mi piace perché mi fa pensare, è un po', mi mette un po' di nostalgia, devo dire, perché mi fa pensare a quando mi sono sposata, perché io ho vissuto tutta la mia vita in un paesino di montagna, come già sapete, l'avevo già detto, e sono cresciuta lì, quindi avevo tutte le mie amicizie lì, tutto il mio mondo. A un certo punto ho cambiato totalmente, mi sono trasferita dove abito ora, e quindi c'è stato questo cambiamento, no? Che molti fanno, insomma, chi per motivi d'amore, chi per lavoro, insomma, chi per una cosa o per un'altra lascia un po' il suo mondo per andare da un'altra parte. E quindi non lo so, mi piace la melodia tantissimo. E mi piace comunque il significato, anche se mi mette un po' di tristezza. Io, cioè, sono venuta, mi sono trasferita e sto bene dove sono, però ho comunque un po' di nostalgia dei tempi passati, di quando ero piccola e appunto la mia infanzia l'ho passata in quel paesino vecchio addormentato sulla collina, ecco. Canzone numero 7, prima la canto e poi vi dico perché mi piace. Perché? La domenica mi lascia sempre sola per andare a vedere la partita di pallone. Perché una volta non ci porti pure me, chissà se davvero vai a vedere la partita, o se invece tu mi lasci con la scusa di guardare, chissà se mi dici una bugia o la verità. Allora, ho che sbagliato qualche parola, ma io vado così a braccio. E allora, questa mi piace perché mi mette allegria, perché a parte che io ho visto anche il video di quando Rita Pavone la cantò, insomma era tipo una bambina, era piccolissima, ora non so se era veramente piccola o sembrava piccola, e quindi già mi dà una sensazione di simpatia. Poi Rita Pavone, non lo so, mi è sempre rimasta simpatica, e questa canzone mi trasmette allegria perché il ritmo mi piace tantissimo, quindi molto movimentata. E poi mi rispecchia un po', perché allora mio marito non è un amante sfegatato del calcio, però devo dire che ogni tanto alle partite importanti della Juve, perché lui tifa la Juve, ogni tanto ci va e mi sento abbandonata, anche perché va, è un viaggio abbastanza lungo, lui va allo stadio della Juve, non mi chiedete come si chiama perché io di calcio non me ne intendo, quindi lui va a parte con i suoi amici e io sono lì, sono abbandonata, non so che ora torna, fino a che non torna non dormo, e chissà se magari va veramente alla partita o va nella sua amante. Vabbè, a parte, no, sto scherzando ovviamente, però la canzone dice un po' questo, no? Dice chissà, magari dice che va al pallone e magari va da qualche altra parte. No, non è il mio caso, perché io mi fido totalmente di mio marito. Ciao maritino, ti mando un bacino. Ma però per questa canzone troppo allegra mi piace da morire. Canzone numero 6. Fatti mandare dalla mamma a prendere il latte. Devo dirti una cosa che riguarda noi due.
ti ho visto uscire dalla scuola insieme ad un altro, con la mano nella mano passeggiava con te, passeggiava con te. Allora, non canto, cioè io le canterei tutte dall'inizio alla fine perché sono troppo belle. Allora, questa qui mi ricorda un po' la mia infanzia, perché io devo averla sentita da piccola questa canzone. Poi ovviamente sono canzoni che magari ho sentito da piccola per la prima volta, poi nel corso del tempo comunque si risentono, no? La televisione, i vari programmi eccetera. Questa qui mi fa troppo ridere perché a un certo punto fa: tu digli a quel coso che sono geloso, e se lo rivedo gli spaccherò il muso. Cioè mi fa troppo, è troppo simpatica questa canzone. Questa è proprio una canzone per me scritta, cioè potrei averla scritta io, non perché sia particolarmente gelosa, ma perché è proprio simpatica, è una canzone simpatica, e quindi non lo so, questa allegria mi fa sorridere, mi trasmette belle sensazioni, quindi sì, ho deciso di metterla in classifica, troppo troppo bella e simpatica. Numero 5, una canzone un po' diversa, adesso ve la canto. A modo mio avrei bisogno di carezze anch'io. A modo mio avrei bisogno di sognare anch'io. Allora, andrebbe cantata tutta perché la trovo veramente un capolavoro, mi mette tristezza, devo dire la verità, perché non lo so, mi immagino questa persona, io non so bene, perché comunque le canzoni hanno un significato oggettivo, che è quello che, con cui l'ha scritta il cantante, il cantatore, eccetera, e un significato soggettivo, no, che ognuno di noi dà alla canzone. Io ci vedo magari una persona che non ha fissa dimora, oppure una persona che non ha, che è sola nella vita e si ritrova in questa piazza dove intorno a lui c'è tanta gente, lui conosce tutto di tutti perché comunque è abituato a frequentare questa piazza, però lui è solo, no? E si sente solo e dice: a modo mio anch'io avrei bisogno di amore, avrei bisogno di carezze, di qualcuno che mi ama, che mi vuole bene, insomma. Quindi, cioè, secondo me è un capolavoro, e infatti non ho cantato di più perché mi viene un po' da piangere con questa canzone. Cioè, mi mette un po' di tristezza perché sento la solitudine in questa canzone, proprio la ricerca, la volontà di avere qualcuno, però è talmente bella, è talmente, cioè, mi piace tantissimo la melodia perché la trovo dolce, è una canzone dolce e che veramente mi tocca il cuore, mi piace, è veramente, veramente bella. L'ho messa solo al quinto posto perché ci sono altre a cui sono più legata emotivamente. Questa qui l'ho conosciuta più da grande, non le altre le ho conosciute più verso l'infanzia, questa era un po' più grande e quindi insomma gli ho anche dato questo significato. Poi ditemi voi se magari ho detto una mega castroneria, però insomma ognuno la pensa un po' a modo suo. Numero 4, questa penso che sia una delle più famose che ho messo nella mia classifica e sicuramente molto amata da molti di voi. Che anno è? Che giorno è? Questo è il tempo di vivere con te. Le mie mani, come vedi, non tremano più e ho nell'anima, in fondo all'anima, c'è l'immenso amore. E poi ancora, ancora amore, amor per te. Fiumi azzurri e colline, praterie, dove corrono dolcissime le mie malinconie. L'universo trova spazio dentro me, ma il coraggio di vivere quello ancora non c'è. Questa canzone mi fa rabbrividire, cioè veramente ho la pelle d'oca. Allora, in questa canzone io mi rivedo molto perché comunque io ho un grande mondo interiore, cioè io dentro di me ho tantissima fantasia, ho tante cose, tante storie, tante immagini, tanti sogni. E quindi vedo proprio colline, praterie, come dice, no, la canzone, però
alla fine dice il coraggio di vivere ancora non c'è. Cioè io sono più brava nella fantasia che nella vita, perché poi quando si tratta di vivere, di affrontare magari la vita vera, le cose che, pratiche della vita che ci circondano, non sono altrettanto brava, anzi. Quindi non lo so, questa canzone, a parte che ha un ricordo, un significato affettivo, perché mio padre amava tantissimo, cioè ama tantissimo Lucio Battisti, parlo al passato perché comunque sempre per la stessa storia noi viaggiavamo in macchina, andavamo dai miei nonni, insomma di qui di là, e quasi sempre l'80% delle volte c'era Lucio Battisti, quindi sono cresciuta con le sue canzoni e le amo più o meno tutte, alcune più, alcune meno, però questa è una delle mie preferite, è bellissima, c'è un testo meraviglioso, una melodia stupenda e appunto questa interpretazione che io le ho dato, a cui sono molto legata. Allora, siamo arrivate al podio, la numero 3. Io canterò un pezzettino e mi sto già commuovendo, perché questa mi tocca veramente tanto, e adesso ve la canto. Core mio, la speranza non costa niente. Quanta gente c'ha tanti soldi e l'amore no, ma stiamo meglio noi che noi. Cioè, questa qui veramente mi tocca, mi commuove, perché è proprio come la penso io, al 100%, cioè molte persone hanno tanti soldi, hanno da fuori sembra una vita meravigliosa, perché hanno tutto, magari, non lo so, attori di Hollywood, no? Faccio un esempio così a caso, che con un film magari guadagnano 200 milioni di dollari, hanno 7 case, 8 isole, 15 macchine, insomma, chi più ne ha più ne metta, poi se andate a vedere la loro vita magari è triste, perché o non hanno l'amore, o comunque si sentono soli, o magari il fatto che siano ricchi, le persone che stanno intorno a loro magari le vogliono solo sfruttare, cioè non lo sappiamo. E invece magari è meglio due cuori e una capanna, no? Magari vivere una vita semplice con l'indispensabile, come la mia, perché io non sono una persona che ha tante, cioè compro tanto, però comunque non è che navigo nell'oro, infatti anche le cose che compro costano tutti poco, però insomma è proprio il principio, cioè avere una vita semplice. Noi per esempio viaggiamo poco ultimamente, legato al Covid ancora meno. Siamo quasi sempre a casa, però l'importante è avere qualcuno, magari, oppure anche da soli, però aver trovato comunque la serenità e le piccole cose della vita, cioè non occorre avere tante cose, tanti soldi, i soldi non fanno la felicità, cioè io questo qui lo penso, ho sempre pensato, poi ovviamente sono utili, servono e sono indispensabili purtroppo in questo mondo, sarebbe bello ritornare al baratto oppure essere tutti generosi, tipo guarda ti do, te li do io pomodori, ah grazie, io ti do un pezzo di pane, per dire, no? Insomma, una cosa, un sogno mio irrealizzabile, però insomma è bellissima questa canzone, perché parla proprio di queste due persone che comunque dice stiamo meglio noi che non mangiamo mai, però almeno abbiamo l'un l'altro e questa è la vera felicità, quindi veramente, cioè, è proprio toccante, quella canzone è troppo bella. Questa l'ho, scusate, mi viene da piangere, questa l'ho scoperta più da grande, perché era una canzone che piaceva a mia mamma e mi aveva chiesto di scaricargliela, tramite ovviamente programmi legali per scaricare musica, quindi mi aveva chiesto di mettergli questa canzone e io l'ho sentita, è stato un colpo di fulmine, mi sono proprio innamorata di questa canzone, è troppo bella, una delle mie preferite in assoluto proprio. Numero 2, canzone a cui sono particolarmente legata sentimentalmente anche in questo caso, e ve la canto un pochino perché io la so tutta a memoria, però non verrebbe un video troppo lungo. Questa è la storia di uno di noi, anche lui nato per caso in via Gluck, in una casa fuori città, gente tranquilla che lavorava, ma un giorno disse
Se vado in città, e lo diceva mentre piangeva, io gli domando, amico, non sei contento? Vai finalmente a stare in città, la troverai le cose che non hai avuto qui. Potrai lavarti in casa senza andare giù nel cortile. Mio caro amico, disse, qui sono nato e in questa... Mi fa piangere. Scusate, non mi riesce a continuare. E anche qui, allora, questa canzone l'ho conosciuta da piccola perché un altro dei cantanti preferiti, allora mio padre aveva tre cantanti preferiti che sono Lucio Battisti, Adriano Celentano e Riccardo Cocciante. Quelle di Riccardo Cocciante non mi piacciono, quindi non mi ci sono affezionato, però quelle di Celentano e Lucio Battisti sì, a forza di sentirle, però comunque avete visto, ognuno di noi ha un suo pensiero, una sua sensibilità, no? Quindi non è detto che ci piacciono tutti i cantanti, ecco. Di Celentano mi piacciono praticamente tante canzoni, anche tanti film che ha fatto, ma Il ragazzo della via Gluck è proprio la mia preferita, infatti ero indecisa se metterla al primo posto, come sempre, come spesso mi succede, tra il secondo e il primo posto. E questa mi commuove perché questo ragazzo va via dal suo paese e tutti gli dicono, ma non sei contento, vai in città, finalmente avrai tutte le comodità che ti pare, le macchine, l'elettricità, l'acqua corrente. E lui gli dice, ma a me non me ne frega nulla, cioè io questa è la mia, è dove sono nato e qui lascio il mio cuore. Cioè lui non gli importava, di quel, un po' come tipo siamo gente di borgata, no? Cioè non gli importava delle comodità, dei soldi, di vivere in città, non gliene fregava, cioè lui era nato lì, aveva i suoi amici e lì era il suo cuore, quindi non lo so, mi emoziona, mi commuove, infatti sto piangendo. Ma cioè è un'emozione bella, cioè non è una tristezza, però comunque non lo so, dopo è un po' triste comunque la canzone, perché alla fine lui ritorna e vede che è tutto cambiato, non è più come il paesino che aveva lasciato, hanno costruito case, non c'era più l'erba, non c'era più, e quindi questa è una cosa in cui mi rivedo molto, perché io, fosse per me, non ci sarebbe umanizzazione nel mondo, cioè per me sarebbe tutta foresta e noi viveremmo in armonia con la natura. Quindi anche la canzone poi dice, ma perché continuano a costruire e non lasciano l'erba? Infatti, cioè è proprio totalmente uno dei miei motti. Cioè io, infatti io non amo le città, io non sono per nulla attratta tipo da New York, Miami, queste città qui, io sono più attratta, che ne so, dal Grand Canyon, dalle cascate del Niagara, da poi vi farò un video sui posti che vi vorrei visitare. Io sono attratta dalla natura, cioè anche il lago, no? Un lago più incontaminato è, cioè meno umanizzazione c'è intorno e più mi piace. E io la vedo così, io sogno un mondo dove veramente non ci sono più case, siamo tutti selvaggi in mezzo alla natura che si nutrono di erbe, di ravanelli, radici così, e senza distruggere e fare casino come siamo soliti fare noi esseri umani. Comunque questo è un argomento molto dolente, quindi mi devo fermare, se no mi arrabbio. Quindi va bene, andiamo oltre. Canzone numero uno, allora sono intercambiabili come spesso succede, la numero uno e la numero due, il ragazzo della via Gluck è veramente per me toccante, veramente, cioè ce l'ho proprio incisa nel cuore, anche perché comunque appunto l'ascoltavo da piccola. Quest'altra l'ho scoperta più da grande, però mi piace tantissimo e poi vi spiego perché. Luglio col bene che ti voglio vedrai non finirà, ai 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 ai. Luglio m'ha fatto una promessa, l'amore porterà, ai 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 ai. Ma perché amore amore non ci sei in riva al mare? Ma perché non torni? È luglio da tre giorni, ancora non sei qui. Vieni da me, c'è tanto sole, ma ho tanto freddo al cuore se tu non sei con me.
Allora, anche questa mi emoziona un pochino, un po' meno del ragazzo della Via Gluck, ma cioè, mi immagino questo vecchiettino, non so perché, poteva essere anche un giovane, ma non lo so, che aspetta la sua fidanzata, insomma la sua fiamma, la sua cotta dell'epoca, e lui è lì che è al mare, però non si diverte, cioè come dice, c'è il sole ma io ho freddo al cuore perché non ci sei, no? E alla fine dice... Alla fine la ragazza arriva, la signora, perché mi immagino lui vecchietto e la ragazza, no, meglio di no. Vabbè, poi l'amore non è età, per carità, però facciamo conto che siano due vecchiettini, io ho un debole per i vecchiettini. Allora, praticamente alla fine ve la devo cantare, mi dispiace se il video verrà più lungo, però è troppo bello. Allora, non ve la ricordo nei minimi dettagli, quindi la dovrò ogni tanto leggere. Allora dice: luglio stamani al mio risveglio non ci speravo più. Ai 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 ai, luglio credevo in un abbaglio e invece ci sei tu. Ai 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 ai, ci sei tu, in riva al mare solo tu. Amore amore che mi corri incontro, ti scusi del ritardo ma non mi importa più. Luglio ha ritrovato il sole, non ho più freddo al cuore perché tu sei con me. Cioè a me mi viene da piangere, cioè, mi dispiace ma cioè, sono sensibile, eppure non è quel periodo del mese, però non lo so, ci sono queste canzoni, ovviamente le nostre canzoni preferite generalmente non sono le preferite per la musica, almeno nel mio caso, ma per il testo e per il significato che gli diamo, no? E praticamente lui finalmente vede arrivare questa signorina, questa signorona, questa signorotta, insomma, la sua dolce metà, e finalmente si può godere in pace il suo luglio, perché fino a che non è arrivata lei, lui non era felice. Quindi non lo so, anche qui l'importanza delle cose semplici, no? Cioè lui non è che chiedeva, che ne so, una limusina, per fare un esempio, chiedeva che arrivasse lei e alla fine è arrivata. Cioè, è troppo dolce questa canzone, proprio dolce, non lo so, mi fa tenerezza, non lo so. Bellina, bellina, bellina. Quindi al primo posto metto questi due, il ragazzo della Via Gluck. Il numero due rimane vuoto e sono tutti e due al pari al numero uno. Bene, allora io questo video finisce qui, non so, ora lo dovrò editare, durerà 7 milioni di anni, però è un modo anche questo per conoscermi, no? Perché comunque queste canzoni, quasi tutte, parlano di cose a cui tengo io, per questo mi ci sono affezionata, principi, valori, idee, sentimenti, emozioni che condivido, e quindi per questo sono le mie canzoni preferite. È venuto un video più emozionante del previsto, non credevo, però insomma sono contenta di averlo fatto, perché comunque sono tutti bei ricordi per me. E non vedo l'ora di vedere le altre classifiche, vedere se abbiamo qualcosa in comune. Sono canzoni degli anni 60 e 70, magari faremo anche quella degli anni 80, perché ne ho diverse anche degli anni 80, tra cui una che è una delle mie preferite, non convinta fosse degli anni 60, invece del 1988. Brava Veronica, con i numeri, con le date, ci sai proprio fare, sei proprio un mito. Fatemi sapere se secondo voi sono stonata, secondo me sì, qualche sticca l'ho presa, però l'ho lasciato così, no, l'ho contata la buona la prima, non è che l'ho rifatte, se vedete i dettagli è perché ogni tanto riguardavo il testo magari e ho tagliato le parti insomma morte come sempre per non far durare il video 7 miliardi di anni. Mi raccomando, andate giù nell'info box, vi lascerò i canali degli altri miei collaboratori, andrò subito a vedere i loro video. Loro probabilmente, vabbè, a parte che cantano meglio di me, ma quello ci vuol poco, ma loro sono professionisti, io no. Bruno suona la chitarra Francesco non mi ricordo se suona uno strumento, perché io più che altro lo sento cantare, invece Mario suona la tastiera, quindi probabilmente loro si accompagneranno anche uno strumento, io ho usato solo la mia voce, quindi siate clementi, gentili, io insomma ho fatto del mio meglio. Ora sono tutta emozionata, cioè ho il naso che mi cola. Bene, fatemi sapere se avete qualche canzone in comune con me, se vi piacciono, se gli avete dato la mia stessa interpretazione, magari no, cioè nel senso magari ognuno gli dà l'interpretazione che vuole.
E fatemi sapere se il video vi è piaciuto. Detto questo, se non siete ancora iscritti, mi raccomando, iscrivetevi al canale, lasciate un commentino, lasciate un mi piace, condividetelo, quello che volete come sempre, e noi ci vediamo prestissimo con un nuovo video. Ciao!